L'anno scorso Marina Bonfigli, morta questa mattina lì di Roma, era ancora in scena con tutti i suoi 84 anni d'età, in un duetto frissante, vivace, pieno di verve, con Isa Barzissa, in una divertente guida alla sopravvivenza delle vecchie signore. Una prossima alla cecità, l'altra ai presi con l'Alzheimer. L'attrice, nata a Roma il 3 febbraio del 1930, ex moglie di Paolo Ferrari, sposato nel 1956, mamma di Fabio Ferrari, anche lui attore, compagna per tanti anni di Giulio Bosetti, partecipò pochi anni fa con lui Sergio Fantoni, Ferronte Cossaio, Riccardo Pasturelli, Nicoletta Rissato, Graziano Nevi, Luigi Stipelli e Primo D'Acolio alla costruzione di una società per salvare a Milano il Teatro Carcano. Era un'attrice di grande versatilità, di grande duttilità, particolare per la sua piacevole verve. Si iscrisse ancora quindicenne, pensava all'Accademia d'Arte Drammatica diretta da Silvio D'Amico, debuttando dopo il diploma al Teatro Quirino di Roma nella parte di Giannina, protagonista del Ventaglio di Goldoni con la regia di Orazio Costa. Si troverà però poi a sostituire Lilla Brignone nel Corvo di Carlo Gossi con la regia di Giorgio Strehler e entrerà poi a far parte del Piccolo Teatro di Roma, diretto da Orazio Costa, dove tra gli altri interpretò il ruolo di Doralice nella Famiglia dell'Antiquario di Carlo Goldoni. Iniziò così una ricca, piacevole e incredibile carriera, dapprima come attrice e giovane nella compagnia Eloy Cimara Bagni, quindi allo Stabile di Genova, una serie di interpretazioni scelta Strehler per il personaggio di Polly nell'opera da Tre Soldi di Bertolt Brecht in prima assoluta in Italia. Vi ringrazio per l'ascolto, ho ripercorso in modo molto breve il percorso di questa straordinaria attrice. Grazie cari utenti, il video termina qua, un saluto e a presto.